E subito dopo l'ora esatta rientriamo in diretta per entrare nella seconda ora intanto di Frequenze Magiche e, come già anticipato, insieme ad Andrea La Greca e Fabio D'Amato. Buongiorno. Rieccoci, buongiorno. Buongiorno a tutti. Non vi siete mai mossi da qui praticamente? No, siamo sempre stati qui. Allora, abbiamo cominciato prima a fare un piccolo excursus storico di Andrea. Il primo singolo, Amico Mio, poi sembrava facile, l'abbiamo ascoltato, diversi concorsi canori. Una grande voglia di mettersi in gioco musicalmente, ma non solo, perché io vorrei anche parlare un po' dei tuoi hobby extra musica, perché tu hai una cura particolare della tua voce anche per fare altre cose. Giustissimo, io faccio da 4 anni anche recitazione, a me piace anche lavorare in teatro e sinceramente da 3 anni mi sono appassionato anche di doppiaggio. Infatti da un anno circa sto lavorando negli studi di doppiaggio e mi stanno buttando dentro facendo Brusì e voci fuori campo. Che è una cosa interessante anche il mondo del doppiaggio. È interessantissimo. L'Italia ha i doppiatori forse migliori del mondo, sì, non è semplice. Sì, è un attore con una dote in più, secondo me, il doppiatore, perché deve trasmettere soltanto con la voce. Giustissimo. Senza avere l'espressione. Giustissimo. Anzi, a volte l'espressione è quella di un attore americano, magari pesce lesso, al quale uno dà una voce meravigliosa, no? Giusto. Stavo guardando ieri infatti un film con Dustin Hoffman e con Gene Hackman. Pensavo a quanto importante è il doppiatore, perché veramente diamo un carattere diverso addirittura a questi miti americani, che quando li senti parlare poi con la loro voce vera dici: mamma, ti cadono un po' anche le ginocchia in terra, né? Perché il doppiatore vero. Italiano. E tu cosa vorresti... qual è il tuo sogno da doppiatore? Il mio sogno da doppiatore è doppiare in un futuro un cartone animato in 3D, tipo L'Era Glaciale, Shrek, Shark Tale, tutti questi cartoni animati qui in 3D. Sarebbe davvero fantastico. Mi piace questo sogno che tipo un cartone animato. Ma ti impegna di più nella vita la recitazione, il doppiaggio o la musica? Io direi che sono collegate, perché alla fine la canzone è interpretazione vuol dire recitare, quindi alla fine siamo sempre lì. Però se dovessi scegliere... è davvero ardua la scelta, perché non so, perché mi piacciono tutte e due, sia la recitazione anche cinematografica, il doppiaggio, il cantare, mi piace un po' tutto, forse troppo. Addirittura da un po' di tempo mi sto appassionando di regia, quindi attenzione che non puoi fare tutto, giustissimo. sì, no, bisogna fare poche cose. Ha ragione Alex. E farle poche bene. Fatte bene. Invece Fabio D'Amato cosa fa oltre a scrivere le canzoni per Andrea La Greca? C'è un locale, mi hai detto, giusto? Sì, esatto, anzi colgo l'occasione, se mi permetti Alex. Vai. Di salutare il locale dove faccio la direzione artistica. Aspetta, se vuoi fare il nome, dammi anche i dati così ti mando la fattura direttamente. No, scherzo. Fai pure il nome del locale. Poi ti do anche l'indirizzo dove mandare la fattura. Ecco. No, allora il locale si chiama Fuori Orario, è di Trezzo sull'Adda. Mi occupo quindi di gestire la parte, diciamo, artistica, con musica, con gruppi. E quindi, anzi, venite a trovarci, perché comunque è un bel locale fatto da gente comunque simpatica che vuole divertirsi in maniera sana con la musica. Io non lo so se Radio Vera arriva fino a Trezzo sull'Adda, non credo purtroppo. Aia. Però io, siccome ho tantissimi amici di Trezzo, ecco, un giorno ne approfitterò per venire a trovare loro e automaticamente venire nel tuo locale. Perfetto, ti aspetto orario. Assolutamente. Vabbè, la gente che comunque ci sta ascoltando in streaming, sicuramente. Beh, ecco. In streaming lì ci possono ascoltare tutti, il mondo. Porca. Quindi lì non c'è nessun problema. Quindi mi dicevi questo locale, poi naturalmente la passione per la musica, perché tu hai scritto questa canzone. Ma guarda, io ho comunque studiato musica, quindi ovviamente dall'età di 8 anni ho iniziato a suonare, magari pochi sanno, la batteria. E poi all'età di 8 anni e mezzo, 9 ho iniziato studi di pianoforte. Ma i tuoi vicini di casa quando avevi 8 anni cosa si lamentavano abbastanza. Beh, direi, se io avessi un vicino anche perché la batteria non era... sì, la batteria l'ho studiata giusto per 6-7 mesi, poi sono passato al pianoforte e ho studiato classica, ho studiato canto pure e arrangiamenti musicali, quindi ho iniziato poi la mia carriera come musicista suonando in varie band. Ma raccontami un po', quindi tu suoni, ma canti anche, hai fatto CD canto produci? Anche tra l'altro il venerdì sera in particolare al locale, al Fuori Orario, ci sono io che canto, però mi piace di più scrivere e produrre. Infatti, oltre appunto a Andrea Greca, ho prodotto anche insieme con Maria Ferraro un altro singolo che è uscito a maggio e che io mi ascolterò perché me l'hai portato, e magari con Maria verrai a trovarmi uno dei prossimi sabato per parlare anche di lei e delle tue produzioni, perché è molto interessante. C'è un mondo musicale interessante che spesso purtroppo non viene seguito dalle radio nazionali, dai network, anzi i network non seguono mai la musica indipendente praticamente, se non in rare eccezioni. Invece è bello scoprire singoli come quello che ascolteremo tra poco, Sai di Buono con Andrea,
che sì. So che sta girando comunque su diverse radio, su, sì, su diverse emittenti. Sta girando su 50 radio locali. Eh beh, complimenti. Da qui in Sicilia. E diciamo che Sei di Buono anticipa l'uscita del mio album. Fortunatamente ce l'ho fatta a finire questo album. Un album che conterrà poi anche Amico Mio e Sembrava Giustissimo. Facile. Conterrà 8 tracce, fra cui Amico Mio Sembrava Facile, Sei di Buono e altre 5 canzoni. E che uscirà quando? Uscirà prossimamente, adesso una data precisa ancora non c'è. Comunque sia, per varie news potete visitare il sito internet www.andrealagreca.it. E ci tengo a dire anche che Sei di Buono è in vendita su iTunes. E per chi vuole può anche guardare il videoclip su YouTube. Due firme importantissime sul videoclip: Andrea Basile e Fabio Jansen. Cito solo piccole persone che hanno lavorato. Ligabue. Vai, dimmi uno tu, Fabio. Vai, dimmi allora, uno tu. Andrea Basile e Fabio Jansen, appunto, hanno lavorato con diversi artisti. Appunto, tra i quali appunto Ligabue hanno fatto comunque. Vai, dell'altro. Vai, Britti, Amoroso. Fammi dire una me, aspetta. Vai. Giorgia, vai tu. non litigare. Neffa. E poi un certo. Inizia con la Greca. Andrea la Greca? Mi sembra Andrea la Greca. Piero Mazzocchetti, no. No, Piero Mazzocchetti. Piero Mazzocchetti, no, mi sembra di no. No. Comunque, no, devo dire che io ho visto il video e sì. Invito gli ascoltatori ad andarselo a vedere perché è veramente un video professionale, un proprio un videoclip di quelli che potremmo vedere su MTV, su Video Music, perché ha tutti i crismi per essere un video di un grandissimo cantante. Ora, ci stiamo lavorando. Stimo Andrea la Greca, però siccome io conosco il mondo della musica indipendente, tra virgolette, degli artisti locali, non sempre si vedono un video del genere, anzi quasi mai, devo dire la verità. Quindi è una mosca bianca molto bella da vedere questo videoclip di Sei di Buono, che invito gli ascoltatori ad andare a vedere su YouTube. Su YouTube. Per quanto riguarda invece il sito internet di Andrea la Greca, andate a vedere il sito, non spaventatevi se nella home c'è questo troll di caverna che ha appena finito una partita di football americano ed è lì che cammina, ma è Andrea, cambia la fotografia. Non ti piace? No, cambiala, ti prego. Vabbè, dai, allora per te e per Radio Vera faccio questo. Io vi assicuro che al di là di quella foto che voi vedete sulla home del sito, Andrea è un bel ragazzo, quindi non c'entra nulla quella fotografia. Ok, ma a me sembrava cinematografica, non lo so, sembrava facile. Ho capito, eh? Ma sembrava facile. Facile, Amico mio, cambiare. È Conan il Barbaro quello, certo che è cinematografico. forse è un po' troppo, devo farla un po' meno cinematografica e forse più musicale. Comunque il sito è comunque molto bello, io l'ho visitato e quant'altro. Okay. Allora, parliamo appunto di questo video perché all'interno del video, al di là dei due registi che abbiamo citato, ci sono anche degli attori, c'è questa ragazza, sì, che è un po' la protagonista insieme a te, anzi sono due ragazze se non sbaglio. Sono due ragazze, bravo. Vogliamo salutare anche loro? Certo. Raccontami un po' anche il backstage di questo video, com'è stato? Beh, io sinceramente mi sono divertito da pazzi, eravamo 8 persone, correggimi se sbaglio. Più o meno sì. 8-10 persone, stiamo dimenticando di una persona qui vicino a noi. C'è una persona importantissima qui che sta facendo il fotografo. Che fa parte dello staff, dell'ufficio relazioni, immagino. Come si chiama questo ragazzo? Luca Galleani. Ah, salutiamo Luca che è qui con noi in realtà. Ciao Luca. Luca Galleani. Fai un bel ciao. Alleggia un po' come un fantasma e si occupa soltanto di fotografare quello che Quindi, sta succedendo. Se sentite qualche click così non è la frequenza, ma è lui che sta facendo foto. Anzi, lo ringrazio personalmente di nuovo Luca perché oltre ad essere un amico, veramente un grandissimo ragazzo che segue tutto quello che stiamo facendo. Penso che abbiamo finito di leccare. Stavo scivolando sul microfono. Esatto. Ti ringrazio di cuore, Luca. Grazie Luca. Torniamo a parlare invece del video e degli attori all'interno di questo video. Giustissimo. Andrea Basile e Fabio Jansen hanno fatto un casting dove hanno provinato una ventina di ragazze, sì, e hanno scelto Giulia, la protagonista del videoclip, e anche Stefania, la seconda protagonista del videoclip. Che vedete dove c'è la fine della... Sì, esatto. Non voglio dire più di tanto, c'è un risvolto alla fine del videoclip abbastanza interessante e originale, che la gente, gli spettatori non si aspettano. Tra l'altro veramente da ringraziare tutti perché era una giornata freddissima, ecco. Non ho registrato, veramente non so quanti gradi ci fossero, ma veramente faceva tantissimo freddo, quindi abbiamo lavorato tutti al freddo. E quindi veramente è stata una giornata tosta. Sì, a me poi interessa molto anche il lavoro che c'è dietro, perché è sempre molto affascinante. Io sì, ho lavorato un annetto fa circa, ho fatto il protagonista di un videoclip, sì, di una canzone di Massimo Alessi e Marco Masini. Anzi, saluto Massimo Alessi e oggi è il suo onomastico perché è San Massimo, quindi gli faccio anche gli auguri. Auguri. E devo dire auguri. Che la cosa che più mi affascinava era proprio vedere il lavoro, quello che succede un po' dietro, no? Per far sì che poi le immagini in questi 3 minuti, perché 3 minuti
sono, giustissimo, rendano al meglio. C'è tutto un lavoro di ore e ore di studio, sì, di luce. Eravamo come dei pazzi, c'era Fabio D'Amato dietro la telecamera con la cassa, perché avevamo una cassa autoalimentata con sotto la canzone. Come sempre succede in questi casi, sì, perché si è all'aperto, quindi... Giustissimo, c'era Andrea Basile che si muoveva con la macchina fotografica, lui che si muoveva con la cassa, io intanto che mi muovevo, correvo di qua, correvo a destra, correvo a sinistra. C'era una troupe che era molto, molto dinamica. Quindi è stato davvero divertente lavorare e spero che in futuro ci saranno dei seguiti. Assolutamente sì. Intanto il prossimo step è appunto l'album del quale dal parleremo. Dal titolo sembrava facile, sì. Parleremo ancora qui perché noi vogliamo essere un po' i primi in questi casi. Okay. Anzi, Andrea, ci tengo molto che tu mi faccia sapere appena esce l'album e tu verrai ospite appena esce l'album. E io ti ringrazio, e cercheremo, sarai il primo, di parlarne per primi di questa cosa che mi piace molto, anche perché l'album è sempre un po' la concretizzazione di anni, in questo caso, di lavoro. No? Giustissimo. Infatti avevo 18 anni quando ho iniziato a fare Amico Mio. Quanti anni hai adesso? Adesso 21. No, perché vedi, lui dice avevo 18 anni come se ne avesse no, sì, l'altro ieri, ma ne ha 21, no, giovanissimo. Però sinceramente sono passati 3 anni, quindi sono è stato abbastanza oneroso in questi 3 anni, tanti sacrifici. Tu sai che io ho un odio atavico per tutti i ragazzi che hanno meno di 25 anni. No, ma io no, ma lui ha 27, scherzava. No, ma io ho 27 anni e va bene. Questo giovane fanciullo, che però devo dire giovanissimo, ha già ottenuto degli ottimi risultati, stai facendo delle belle cose. Sai cosa stai facendo tu, Andrea? Te lo dico più sinceramente, perché io di questo mondo, vai, spara, ne capisco molto, perché purtroppo purtroppo per fortuna ci sono dentro fino praticamente al collo. Stai facendo le scelte giuste, stai puntando sulla qualità e non sul voler fare a tutti i costi tante cose, e questo ti fa onore ed è un insegnamento anche per tanti altri magari che ci stanno ascoltando, che invece vogliono fare, fanno mille cose senza poi portare a casa niente, no? Ok, Alex, grazie, direi davvero. Che hai detto una cosa giustissima, se mi permetti, perché credo che, adesso non lo dico per fare un complimento, credo che Andrea sia un talento, perché è un ragazzo completo che ha studiato, quindi canto, recitazione e doppiaggio, lo si sente. Io quando ho scritto Sei di Buono, tra l'altro una canzone a quale sono molto, molto legato, ho pensato ad Andrea perché era la voce giusta che poteva dare proprio intensità al brano. Quando sentirete il brano capirete meglio, è un brano che va cantato, interpretato, quindi non è facile, ha delle pause, molto complicato da cantare e da rendere come espressività. Sì, e poi non sei neanche molto aiutato dalla base, perché la base è proprio all'osso, sì, ecco. È la voce che ne viene fuori particolarmente. Esatto, tra l'altro, no? La ricerca di questo brano è una ricerca un po' particolare, nel senso che abbiamo cercato di creare un brano che fosse un attimo, diciamo, al di là delle mode e delle sonorità del momento. Se tu senti il brano, ha pochi strumenti, e sono gli strumenti poi acustici, quelli che si sentono sempre comunemente, non ci sono chitarre elettriche o altri suoni particolari. Quindi un brano che fosse atemporale, con una voce importante come quella di Andrea, e spero che piaccia poi al pubblico. Però vi faccio i complimenti, perché io ricordo in questo momento preciso la prima volta che l'ho sentito, e non ero neanche qua perché ero a casa mia quando l'ho ascoltato la prima volta, ed era una sera, anzi una notte, credo abbastanza tardi. E che ora era, dai, dillo, di la verità, dai. È stata mezzanotte, l'una. E si è creata un'atmosfera particolare proprio, cioè crea un'atmosfera questo brano, molto bella, molto rilassante, credo, se il termine giusto è questo. Poi dipende chiaramente anche dallo stato d'animo dal della momento, persona, certo, che lo ascolta. Certo. Però è molto, mi piace questa cosa, infatti lo passiamo molto spesso. Ti abbiamo, grazie, ancora un minuto, Andrea, nel quale vorrei approfittare, anzi per entrambi, Andrea e Fabio, per dare, hai già dato il sito internet, sì, gli altri riferimenti per avvicinarsi a voi sulla rete, no? A me Facebook e quant'altro. Sì, potete aggiungermi semplicemente su Facebook, Andrea La Greca, e se avete qualche domanda potete anche inviare alla mia posta elettronica info@andrealagreca.it. Idem Fabio D'Amato, immagino. Esatto, mi trovate su Facebook come D'Amato Fabio, prima D'Amato, il cognome Fabio, poi il nome. Voglio essere originale. E poi c'è anche una pagina dedicata proprio al vostro progetto Sei di Buono. Esatto, esiste un gruppo formatissimo. Sa tutto, è Alex, guarda, sono iscritto. Esatto, esiste un gruppo per il progetto, quindi potete seguire le primizie su questo gruppo, quindi noi pubblicheremo in anticipo sul gruppo tutto ciò che riguarda questo progetto. Per quanto mi riguarda, mi potete trovare anche su iTunes, mettete Fabio D'Amato, troverete le cose che ho fatto, quindi con Andrea, con Maria, con Matteo Ceccarini. Ottimo, ricordo che Sei di Buono, adesso lo ascoltiamo, se vi piace potete scaricarlo legalmente su iTunes. Assolutamente, a sì. A 99 euro, no, 99, 99, 99 centesimi, giustissimo. E ricordo ancora il videoclip su YouTube. Perfetto, Andrea, Fabio, io vi ringrazio, vi saluto, chiaramente in bocca al lupo, e ci ritroviamo, crepi, qui per l'album, che dici? Grazie, okay, a te Alex. Io vengo sicuro. Anch'io ci sono. Ciao a tutti.